Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un gioco che riesce a trasformare molto bene il suo titolo nella sensazione di quello che troverete all'interno della scatola, sia come meccaniche che come dinamiche fra i giocatori al tavolo. Vi parlerò di Goblin Horde, gioco di Sergio Roncucci e Walter Nuccio, per 3-8 giocatori, una durata partita di circa 10 minuti a giocatore, edito dalla Giochi Uniti, che ringrazio per avermi appunto fatto provare questo delirio. Inizio col dirvi che se il vostro tavolo sarà tutto bello preparato, ordinato, state già sbagliando qualcosa. Recensioni minute, na 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 na, recensioni minute. Prima di iniziare a giocare c'è la fase di reclutamento. Ogni giocatore riceve lo stesso numero di carte Goblin, dipendente dal numero di giocatori al tavolo, ne seleziona una e la mette scoperta di fronte a sé, passando le rimanenti al giocatore a sinistra. Ne riceve altrettanto dal giocatore a destra, ne metterà giù una nuova e si continua così fino a quando tutte le carte non sono state selezionate. Ora mettiamo al lato del tavolo tanti tesori quanti sono i giocatori, meno uno, quindi in 5 giocatori 4 tesori, e al via tutti quanti, utilizzando una mano sola, dovranno cercare nella pila di tessere le tessere corrispondenti ai propri goblin, piazzandole sulle varie carte. Non appena un giocatore termina l'operazione, potrà scegliere uno dei tesori al centro del tavolo e assegnarlo a uno dei propri goblin. Sul lato, dal valore più alto, se il goblin è intelligente e quindi ha questa lampadina accesa, oppure dal lato più basso, se il goblin invece non è intelligente. Quando l'operazione è conclusa e i tesori sono stati assegnati, si consegnano due patacche ad ogni giocatore e si mette al centro del tavolo il mazzo delle avventure. Si gira la prima avventura per affrontarla. Le avventure potrebbero prevedere di guadagnare nuove patacche, di assegnare nuovi tesori, ma anche di perdere dei goblin nel corso della missione. Al termine di tutte le avventure abbinate al numero di giocatori, si sommeranno i punti dati dalle patacche, quelli dati dai tesori, i goblin ancora sopravvissuti e neanche da dire chi ne ha di più è il vincitore. Come avete visto, la preparazione partita è già una sorta di minigioco all'interno del gioco. Trovo che sia una scelta astuta sia per farvi entrare nel mood della partita stessa, ma soprattutto per accelerare un processo che altrimenti potrebbe risultare noioso. È chiaro però che il cuore del gioco sta tutto nel mazzo avventura. Vediamo qualcosa. Innanzitutto è molto probabile che un'avventura ci chieda di preparare una pattuglia. Dalla scatola, quindi della grande horda, estraiamo tessere goblin fino a quando ogni giocatore non vede estratto almeno un goblin appartenente alla sua tribù. A quel punto ciascun giocatore selezionerà un solo goblin da far partecipare alla missione e si inizierà. Vediamo ad esempio la missione 15, Caverna del Drago Dormiente. Dobbiamo posizionare il goblin prescelto a 4 piedi goblin di distanza dai tesori, che sono distanziati di un piede fra loro e sono a un piede dal bordo del tavolo. Dovremo schiccherare il nostro goblin per cercare di toccare uno dei due tesori e avremo tentativi pari al numero di fuga, il valore di fuga che ha il nostro goblin, nel mio caso Richard ha 3 tentativi. Dobbiamo quindi fare questa cosa e cercare di toccare il tesoro. Se riesco a toccarlo, il mio goblin si posizionerà sopra e cercherà quindi di portarselo a casa se sarà l'unico a essere lì, ma se il goblin cade dal tavolo oppure fa cadere il tesoro dal tavolo, il goblin sarà eliminato dall'orda e non potrà più partecipare. Va da sé che chi si aggiudica il tesoro se lo terrà da sé per le prossime avventure. Vediamo invece una carta di pericoli e sventure. In questo caso non ci sono tesori in ballo, ma potremmo perdere il nostro goblin. Spiacevoli interruzioni, ad esempio, chiede di mettere il proprio goblin selezionato sul bordo della scatola della grande orda e con un singolo tentativo dobbiamo riuscire a centrare il buco. Se non riusciamo a far entrare il goblin nella grande orda, il goblin e quindi la relativa carta con i relativi tesori eventualmente abbinati a quel goblin saranno persi. Avrete ora capito come quindi è molto importante questo tomo delle imprese, ma soprattutto è importante il mix delle avventure che avrete all'interno della vostra partita, perché potrebbe cambiare di molto anche la sensazione di gioco. Vi ho mostrato due prove di destrezza per darvi l'idea di cosa si sono inventati gli autori, ma c'è anche dell'altro. Gli autori infatti si sono molto sbizzarriti, c'è ad esempio una prova di memoria, posso dirvi, in cui dovrete ricordare sequenze sempre più lunghe di nomi goblin che sono già assurdi solo da pronunciare, c'è una sorta di nuova morra cinese, un nuovo carta forbice sasso che viene declinato in chiave goblin, c'è la possibilità di usare l'azzardo, insomma si sono proprio scatenati e ne avrete per tutti i gusti. In ogni caso non è solamente cacciaroneria, ma c'è anche una parte di pensiero. Innanzitutto all'inizio dovrete preparare una tribù abbastanza bilanciata, avere un po' di goblin intelligenti per poter girare i tesori sul lato di valore più alto, ma anche un po' di goblin abbastanza possenti o con alti valori di fuga per avere tanti tentativi. Allo stesso tempo dovrete anche decidere come distribuire i vostri tesori. Se li mettete tutti su un goblin, è vero che quello è protetto, nel senso potreste far morire gli altri goblin nelle altre avventure, ma non avete voi il controllo di quella cosa. E se proprio il goblin che tiene tutti i tesori viene scelto in un'avventura, e proprio in quell'avventura quel goblin muore, li avete persi tutti in un colpo solo.
Tutto questo stile goblin comunque lo troverete anche all'interno dei materiali, non solo nel vostro atteggiamento al tavolo. I goblin hanno questi nomi assurdi che comunque hanno delle associazioni con l'italiano, ad esempio c'è un flatulor, c'è un ruttaz, c'è un astinenz, e quindi capirete a cosa si riferiscono. Nelle carte invece ci sono dei disegni che richiamano delle altre cose, sono delle citazioni anche proprio sulle immagini, che quindi potrete divertirvi a scoprire. E poi c'è anche la doppia lettura dei vari tesori in chiave goblin. Ad esempio, una carta igienica tanto ruvida per un goblin di fatto è una inestimabile pergamena arcana. Oppure possiamo prendere ad esempio un robusto slittino, che non è altro che un pregiato scudo di platino. È chiaro poi che potete modularvi la partita a vostro piacere, potete modificare il numero di carte avventura, potreste decidere di selezionarle anziché di estrarle a caso in modo tale da provarle tutte quante. Insomma, il gioco è una base di tanti microgiochi che si combinano fra di loro con questi materiali, e poi sta a voi decidere come creare la vostra Goblin Horde. Con questo quindi vi invito sicuramente a provare questo Goblin Horde, e anzi fatemi sapere quali sono gli aneddoti che usciranno al termine della partita. Fatemi sapere quindi com'è andata la vostra partita, non so se vi siete accorti, mi sono appena rubato delle patacche e questo è lecito se nessuno vi becca, e non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima! Avrete sicuramente capito che questo Goblin Horde è il tipico gioco che fa serata e non importa se vincete o perdete, l'importante è fare quella mossa epica o centrare quel bersaglio quando nessuno è riuscito a farlo. Detto questo, lasciatemi pure pollice su, pollice giù e un commento qua sotto per farmi sapere come è andato il video e se vi ispira il gioco. Non dimenticate di iscrivervi ai miei canali social per rimanere aggiornati su tutto e avere anche delle belle anticipazioni come in questo caso. E ricordate che se volete sostenere il canale in modo tale che possa sempre crescere e migliorare, avete ben tre opzioni. Potete acquistare il gioco con il link qua sotto, potete acquistare magliette come quella che sto indossando, oppure offrirmi direttamente un caffè su Tipeee. Ciao ne!